Dal Vangelo di Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Fra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo fra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica la buona novella vi raggiunge ancora una volta dal nostro museo diocesano, che contiene tesori di ogni genere, e ci siamo messi vicino al busto dell'evangelista Marco, il Vangelo del quale stiamo seguendo in tutto questo anno. Il Vangelo di Marco è il Vangelo di Gesù come figlio di Dio, ma è anche il Vangelo del discepolo. Ed infatti sulla strada su cui quasi tutto il Vangelo di Marco si svolge, Gesù prima di tutto ha rivelato se stesso, chi lui è, il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, mandato dal Padre per la salvezza del mondo, e poi cerca di rivelare anche chi deve essere il suo discepolo, chi può effettivamente seguirlo sulla strada. Certamente non poteva essere quel tale ricco di cui abbiamo parlato domenica scorsa. Lui era troppo preso dalle sue certezze, dalle sue sicurezze materiali ed economiche, e anche dalla sicurezza della sua bella vita spirituale. I comandamenti li osservava fin da quando era giovane, ma non è stato capace di fare il salto di qualità che Gesù gli proponeva. Ma oggi scopriamo che nemmeno i discepoli stessi, nemmeno gli apostoli stessi sono in grado di seguire Gesù sulla strada come discepoli autentici, come persone che hanno capito chi sono e cosa devono fare. Infatti, plasticamente Gesù, dopo aver rivelato la sua identità a Cesarea di Filippo, vicino al monte Ermon, comincia una discesa che lo porterà prima a Gerico e poi a Gerusalemme, lì dove si completerà la sua esistenza, dove la sua esistenza troverà il suo traguardo, la sua realizzazione. E questa discesa che porterà Gesù quando attraverserà Gerico, come ascolteremo domenica prossima, fin quasi a 400 metri sotto il livello del mare, plasticamente ci fa capire quello che Gesù vuole, che ciascuno di noi, come ha fatto lui, si deve abbassare, deve diventare piccolo, deve scendere, deve diminuire, deve togliere tutto ciò che è inutile, se poi vorrà diventare grande, se poi vorrà diventare il primo. Invece cosa accade sulla strada, lungo questa discesa anche fisica, anche materiale,
che per tre volte Gesù annuncia la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione e per tre volte incontra l'incomprensione degli apostoli. La prima volta è Pietro da solo che dice a Gesù: non ci andare a Gerusalemme, se tu sai che lì ti uccideranno, non ci andare, tu sei il Messia, il Figlio di Dio. Poi c'è l'incomprensione dell'intero gruppo degli apostoli che quando Gesù annuncia per la seconda volta la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione discute su chi fra di loro è il più grande. Ed oggi la terza incomprensione che parte da Giacomo e Giovanni ma si estende poi a tutti gli altri discepoli. Al terzo annuncio della passione, morte e risurrezione, Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù i primi posti nel suo regno e gli altri apostoli si arrabbiano non perché i primi due non avevano capito, ma perché li avevano battuti sul tempo, perché avevano giocato d'anticipo, perché anche loro avrebbero voluto quei posti. Gesù davvero sembra messo a mal partito su questa strada, ma lui non si scoraggia. Lui non sbatte i pugni sul tavolo e fa saltare il banco. Lui chiama di nuovo i discepoli e ricomincia da capo. Comincia ad evangelizzarli di nuovo. Comincia ad annunciare nuovamente il progetto di Dio. Progetto d'amore, progetto di servizio, progetto di dono di sé. Ed è questo quello che dobbiamo cogliere oggi. Gli apostoli rovesciano il Padre Nostro. Nel Padre Nostro noi diciamo di voler fare la volontà del Padre. Invece Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù di fare la loro volontà. Signore, tu ci devi fare quello che noi ti chiederemo. Proprio come fanno i bambini con i loro genitori, gli adolescenti quando vogliono qualcosa. Papà, mamma, mi dovete comprare quello che voglio io. E Gesù che chiede: cosa volete che io faccia per voi? Gesù che è disposto a fare la felicità degli apostoli, così come i genitori a fare la felicità dei propri figli. Ma come i genitori a volte devono dire dei no ai propri figli perché i propri figli possano essere davvero felici, così in questa occasione Gesù deve dire di no a Giacomo e Giovanni. Voi non sapete quello che mi state chiedendo, voi non avete capito quello che state dicendo, le cose sono un po' diverse. E allora richiama anche gli altri discepoli, proprio nel senso che li chiama nuovamente come li chiamò la prima volta, e fa ancora una volta l'annuncio del regno, fa ancora una volta l'annuncio del Vangelo. Nel mondo le cose funzionano come dite voi. Chi vuole comandare esercita il potere, a volte anche mancando di rispetto alle persone, punendole, facendo su di loro forza. Fra voi non è così. Nella Chiesa, fra vescovi, fra sacerdoti, nei laici, proprio oggi che inizia anche il sinodo, deve essere diverso. Nella Chiesa le cose devono andare diversamente. Chi vuole essere il primo, chi vuole essere il più grande, deve essere il servo, deve essere l'ultimo di tutti, deve essere disposto a mettersi al servizio e a donare la propria vita, proprio come ha fatto Gesù. Ci vorrà del tempo, ma Giacomo e Giovanni seguiranno veramente Gesù. Ci vorrà del tempo, ma tutti gli altri apostoli seguiranno Gesù. Ci vorrà il dono dello Spirito Santo, ma finalmente i discepoli saranno capaci di bere il suo stesso calice, di dare la vita come Gesù ha fatto, perché poi questo significa bere il calice con Gesù, essere capaci di amare come ama Gesù, di donare la vita come l'ha donata Gesù. Ed è bellissimo per ciascuno di noi. Allora l'inizio del sinodo che oggi viviamo nelle nostre chiese particolari
ci aiuti ad accogliere questo messaggio del Vangelo, ci aiuti a discendere, ci aiuti ad annullarci, ci aiuti a farci piccoli, proprio perché poi possiamo risalire, diventare grandi nel servizio e nell'amore, dando tempo all'incontro, come diceva il Papa nella sua omelia di domenica scorsa, dando tempo all'ascolto e facendo un chiaro discernimento per capire quello che il Signore vuole da noi. Benedica il Signore ciascuno di noi, le nostre comunità parrocchiali, la nostra comunità diocesana, perché davvero possiamo vivere il Sinodo nella logica del Vangelo, così come il Papa lo ha pensato e ce lo ha presentato.